Ok. Bravo. Vai. Bravo. Ok. Eccolo qua. No! Eccola. Eccola. Bravo. Bravissimo. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Chiara. Dici che cos'hai? Allora, ho un dolore al ginocchio e sono qui per un controllo. Ok, allora andiamo a vedere un attimino. Vieni, vieni. Mettiti verso la finestra. Palestra del gruppo sempre. Sì. Non molli mai, giusto? No. Brava. Quante volte ti alleni? 4 settimane. Esercizi dove senti fastidio, dolore? E adesso per questo squat principalmente. Ok, mentre fai lo squat, mentre scendi ti fa male o mentre sali ti fa male? E quando sono giù e devo risalire. Ok, dolore qui? Sì. Dolore qui? No. Mobilità, come siamo messi? Bene, dai. Mettiti seduta al centro. Io un po' che non ti tratto, vero? Sì. Un annetto? Sì, più o meno, sì, secondo me. Ma sai che sì, forse anche di più, Cosa fai? Lavoro come receptionist in ostello. Il che fa molto ridere. Molto ridere, no, perché? Perché ho fatto tutt'altro. Vabbè, fa niente. Ah, dolore! Scusa. Qui? No. Ok. Tutto a posto. Braccia dritte. Spingi in alto. Spingi in basso. Spingi in fuori. Spingi in dentro. Ok. Mettiti a pancia in su. Crack matti devi dirlo. Assolutamente. Dillo. Avvisiamo prima. Hai visto il mio nuoto fuori? Ah, dolore. Male? È un po' di fastidio qua su quadricipite. Ok. Non andare nei pericoli, che hai detto a te. Infatti gliel'ho detto subito. Ho detto la tatuo verso di me così lo leggo. Okay. Sì, ok. Allora. Frase a scrivere nei commenti, non andare nei pericoli. Se io faccio questo movimento ti fa male il ginocchio? No. Se faccio questo movimento? No. Ok. Qui hai dolore? Con questa pressione no. Ok. Qui? No, schiaccio di più. Ti stai avvicinando. Qui? No. Qui? Fastidio? Qui? Sì. Ok. Vale. Se comprimo qua e schiaccio qui, scende, aumenta o è uguale? No, è uguale. Scende, aumenta o è uguale? Uguale. Scende, aumenta o è uguale? Aumenta. Ok. Tu ovviamente ti sei continuato ad allenarti senza fermarti. Sì, esatto. Il tuo solito. Esattamente. Però devo dire che mi sono concentrata più sulle braccia. Ok. Ho deciso che... Faccio finta di crederti. Ok. Allora, senti un po'. Vieni a pancia in giù. Oh, la comodità. Braccia dietro. Vado, sei pronta? Non sì. Ti scrocchio ancora. Ah, ok, scusa se dici così, però penso che devi scrocchiare. Tra poco, prima ti sciogli un po'. Poi ti scrocchio dappertutto. Vabbè, ma mi passa. Beh, adesso comunque ho 12 giorni in cui non quindi... Ok, bene. Cioè cammineremo sicuramente un sacco, però non mi devo allenare. Ok. E poi quando torno in realtà ho una settimana e poi devo trasferirmi giù. Allora dopo domani mattina. Ok, perché domani sarei infastidita dal trattamento, se mi stai a riposo è meglio. Sì, no, domani devo fare la valigia ancora. Ok.
quasi piacevole. Vero? Che roba. Quindi non fai solo male. Ah, ok. Come sopprimere una paziente. Insieme questa. Nuovo titolo del video. Esatto. Vabbè, ma sì, cioè una che si allena e fa anche tanta mobilità e stretching può essere messa così male. Assolutamente sì. No, a come? Bella, no. Si vede che ti stai allenando bene, perché anche dall'ultima volta Vabbè. Sei molto più tonica. Ma sono seguita anche da un personal. Ok. Che è un po' matto. Come te. Pancia su. E inizia lo scoppio, amici. Ah, non ancora. Allora, questo non ti piacerà. Già lo sapevo. Qui è meno di più. Allora, aspetta, sono confusa. Qui o qui? No, più su. Cioè più questo? Ginocchio, ok, sì. Piega. Piega. Ok. Così scendo uguale? Sì. Sì, in senso uguale? Sì, uguale. Scusate. Ok. Così scendo uguale? Uguale. Ok. Mi sentire il collo? No, ti prego. Sì, questo è il tuo punto. Abbi pietà. Punto critico. No, ma lo sento sempre che deve scocchiare, però chiaramente non lo faccio perché non so. Brava. Vabbè, ma aspettavo peggio, eh. Sì, allenarsi fa bene, allenatevi. Ah, poi ho iniziato anche arrampicata adesso. Pure? Sì. Allora, sei pronta che ti scrocchietto? Mi filo ciecamente. Brava. Ho alternative. Esatto. Vieni vicino. Braccio, spalla, spalla. Ok. Ho già scrocchiato da solo. In e via. Fuori l'aria. Dentro bene, fuori, ok, rivolti, vieni più vicina, fermo immobile, uno, due. Ah, mi ricordo questa cosa fatta. Vero? Piega un po', gomito, gomito, lascia cadere. Sono confusa. Inspira, fuori l'aria. Fianco destro. Allora, braccio a me. Gomito, gomito. Lascia morbida. Inspira. Fuori. Ok. E ora sono dritta. Brava. Molle, molle. Una parola. Molle, molle. Dimmi un pochettino più bello sedere. Bravo, ferma lì. Ok. Giù. Allora, tutta più in alto. Questo è il pezzo che odi. Spira. Oh, dura un secondo, Chiara. Brava. Un secondo. Pronta? Super. Amici. Sei viva? Aiuto. Diciamo se sei viva. Ah, sì, sono viva. Ok. Io vegeta. Anche il pettorale non è che sei messa benissimo. Te l'ho detto, ho fatto solo braccia. Hai ragione. In queste 2 settimane. Hai ragione. Inspira. Fuori. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Brava. Basta che non mi fai piangere per l'ultima volta. No, dai, quello non. Però diciamolo, non era per questo, era tutta altra cosa. Era proprio una. Era proprio tutta altra cosa, sì. Inspira. Fuori. Fallo ancora. Fuori. Tutto l'allenamento perché nel sinistro è un pochino scarso. Ok. Allora. No! Non ti faccio niente. Già il fatto che faccia quel rumore non è che. È tutta scena.
Non mente. Seduta. Gambe alla scrivania, mano sui fianchi. Ok, quando te lo dico io, mi dai una gomitata secca verso l'indietro. Un colpo secco molto forte, eh? Pronta? Sì. Vai. Bravo. Bello questo. Pronta? Sì. Vai. Ok. Giù. Much better. Qui è dolore? No. Se ti inclino, qui scende, aumento, uguale. Scende. Se ti inclino di qui, scende, aumento, uguale. Aumento. Ok. Allora ruota il collo a destra. Torna al centro, destra, centro, destra, brava. Adesso vai con il collo in giù, guarda in su, giù, su, ok. Sempre braccia dritte, apri un po', spingi in alto, spingi in basso, spingi in fuori, spingi in dentro. Andiamo a vedere. Mobile. Non pensavo, ma non ho per niente freddo, sto anche sudando. Allora, fammi un respirone, poi ancora, fuori. Ok, l'ultimo e fuori. Oggi siamo in compagnia di Sabrina e procederemo col trattamento osteopatico. Girati di là, Sabrina è una ballerina e va anche in palestra, quindi meglio di così non ci potrà capitare. Allora, da quanto tempo balli, da quanto tempo vai in palestra? Ballo da quando ho 6-7 anni, palestra da 2 annetti. Ok, come hai integrato con la palestra? Beh, mi è sempre piaciuto allenarmi e quindi è anche come sfogo mentale e fisico. Ok. Tu ti senti dritta a livello proprio percettivo, di percezione? O ti senti un po'... Che no, in verità mi sento un po'... Un po' storta, sì. Ok, va bene. Dobbiamo togliere un po' di cosette qua, eh? Allora, poi giù toccate la punta dei piedi. Torna su, beh, da buona ballerina, elasticità, penso che non sia più problema. Seduta. Braccia dritte, spinge verso l'alto, su, bravo, spingi verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Ok, mano sulle spalle, spingi in alto la coscia, non devi dare né con la gamba, brava questo, giù, vai, spingi, spingi. Quanti allenamenti fai? 3-4 settimane, poi dipende. Ok, più ballo o palestra? No, più palestra che ballo. Ok, classica, pop, moderna. Moderna. Quando balli hai dolore da qualche parte? Un dolore articolare, dolore alla schiena? No. Non senti il corpo affaticato? Un palestra, più che altro un mal di schiena mi viene. Ah, dove? Qua sotto. Zona bassa? Sì. Da sempre questo? Da quando sto iniziando ad alzare un po' più pesi. Ok. Va bene, piega, codi in avanti e scendi con la schiena, come se fossi bravo. Torna su. Giù. E su. Vieni a pancia in alto, testa di qua. Stretching prima o stretching dopo? Prima e dopo. Quanto ci dedichi? Come tempo? Vicino a 15 minuti, okay. Poi dipende dalla parte del corpo. Ok. Vabbè, vieni con la scampata. Ok. Bene, brava. Mi sei già simpatica, solo per questa parte dello stretching mi sei simpatica. Meno male, dai. Dolore o fastidio delle ginocchia? No.
Allora, pancia in giù. O da una parte o dall'altra, così più comodo, giù bene. Ok. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Allora, torna pancia in su. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Fuori. Ancora. Fuori. Inspira bene, fuori l'aria. Inspira bene, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Allora, vieni un po' indietro. Scrocchia un pochettino, non sentire nessun fastidio, se non rumorarci strano. Sta bella morbida. Morbida. Benissimo. Libertà, Vieni sul fianco verso di me, quindi sul fianco di qui. Tutto a bordo del lettino, quasi fino al limite. Bravissimo. Piega la gamba. Dritta questa, anche qui sentirai rumoracci strani, non ti spaventare, gomito, gomito, devo buttarti in giù, non, cioè sentirei proprio cadere il lettino ma non cadi, tranquilla. Inspira, fuori, molle molle, ok, fianco destro, vieni un po' vicino, così qui, ok, uno qui, una qui, dammi il braccio, bravo, buona, ok, gomito, gomito, inspira, fuori l'aria, ok, muoviamo con le gambe, muoviamo con le gambe, bene, muoviamo con le gambe, e morbido con le gambe. Vieni seduta, vicino a me. Mani intrecciate dietro il collo. Bravo, chiudi i gomiti. Inspira, lasciati cadere in giù e fuori l'aria. Un altro, inspira e fuori. Molto bene. Ma qui. Questa, così. Inspira. Fuori, fuori, fuori. Va. Seduta. Gambe di là. Mano sui fianchi.
quando te lo dico io, mi dai una gomitata all'indietro, un colpo secco. Pronta? Vai. Brava. Pronta? Aspetta. Vai. Eccola, bravissima. Allora, braccia dritte, spingi su, spingi in giù. Mobile, mobile. Allora, in linea di massima, bene. Buon corpo, abbastanza equilibrato. C'erano diversi blocchi, il dolore che avevi lombare, potrei dire sia una cattiva mobilità che avevi qui, sia un sovraccarico che avevi qua. Quindi dandoti queste, facendo queste tecniche, ridiamo mobilità, il corpo il tempo che si adegua un attimino, 2-3 giorni, e sentirai già il beneficio. Un respirone, fuori. Un respirone, e fuori. Bene, molto bene. Io ti ringrazio, continua ad allenarti, non smettere, mi raccomando. Girati verso la finestra. Sportiva, non sportiva? Sportiva. Cosa fai? Palestra. Ok. Da quanto tempo? Da quasi un anno. Stretching lo fai? Ni. È un no, quindi, ok. Allora, al collo in avanti. Brava, vai, giù. Scendi, scendi, scendi. Torna su. Mettiti seduta al centro del lettino qua. Ok. Braccia dritte. Così. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Vieni più indietro col sedere. Vieni più indietro. Bravo. Allora, liberare un bel po' di cose. Allora, fai conto che normalmente si deve arrivare a vedere metà viso. Okay. Quindi qualche blocco meccanico sicuramente lo troveremo. Lo eliminiamo e vediamo poi dopo il trattamento se migliora la rotazione. Tu guidi tanto? Fai tanta... sei tanto seduta? Emicrania, dolore alla testa, niente? Nada. Ok, allora senti un po'. Vieni a pancia in su, testa di qua. Brava. Un altro. Dentro bene l'aria, inspira. Fuori. Buono, aspettavo peggio. Se comprimo, hai dolore? Se comprimo, hai dolore? No. Se comprimo, hai dolore? No. Dimmi se ti faccio male in qualche punto. Qui. Questo? Sì. Qui no? No. Qui sì? Sì. Ok, ora. Questo sulla coscia scende o rimane uguale come dolore? Rimane uguale. Se comprimo qui e poi ti ricomprimo qui, scende uguale? Uguale. Scende uguale? Sì. Scende uguale? Sì. Ok. Tocco buono. Proprio il collo che c'è un po' qualcosina, sì, che non va. Sì. Beh, però è bella, no? Sì, sì, sì. È la città della svolta. Tanto è il lavoro che faccio che conosco quasi tutti. Sì? Sì. Cosa fai? Lavoro da Melli, panificio Melli. Ah. Quindi è più riconosciuto della zona. Ah. Chi fa male? Infatti, sei tutta incastrata qua. Chi fa male? Quindi ce lo consigli, quando vieni lì sappiamo dove andare, insomma. Eh sì, mi seguo io. Allora, sarà fatto. Allora, ti faccio qualche manovretta, sentirai dei rumori tipo lo scrocchio delle dita. Ok. Non sentirai nessun dolore, solo rumore. Va bene. Stop. Occhio ai capelli che sennò te li tiro tutti. Ok, giù. Bella morbida. Brava. Uno. Bella morbida. E due. Dolore? No. Buono. Ti faccio mettere sul fianco da questo lato qua. Ok.
Vieni giù, brava, vieni più vicino a me col sedere, metti il gomito qui, il braccio a me, questa pieghi, brava, ora questa qua dritta, questa tenuta piegata, inspira, fuori, molle molle molle, fuori l'aria bene, eccolo qua. Fianco di qui, è strano, vero? Sì, è un po' strano. Vieni vicina, vieni, 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 ancora, ancora, vieni, 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 vieni. Stop. Ma il principio della manovra è identica, quindi tu stai bella morbida, faccio tutto io. Sono le tue mani. Brava, esatto. La testa però stavolta la mettiamo così. Inspira. Fuori bene. Ok, bene. E cominciamo a ragionare adesso, poi vieni un pochettino più in qua, braccia a me, uno, braccio a me, mi fai un bel respirone, giù le gambe, inspira bene e fuori l'aria, questo è buono, inspira e fuori. Questo mica tanto, Ti faccio mettere la pancia in giù, ok, vai. Testa nel buco. E le braccia, o qua sotto c'è un pomellino, oppure dietro lungo i fianchi. Molle, molle, brava. Dimmi se dolori, Quel collo lì non mi è piaciuto, era molto... Sì. Ipomobili si dice, cioè le strutture interne si muovono molto poco. Sì, è vero. Il problema che cos'è? Che quando una struttura si muove poco, le altre per compensare si muovono di più e poi si infiamma la struttura muscolare attorno. Quindi meno male che abbiamo liberato un po' tutto, Ok. Allora, mettiti seduta. Come di prima con le gambe via. Ok. Seduta normale? Gambe di là, sì, verso la scrivania. Vieni un filo indietro col sedere. Ora, aspetta così, brava. Ti risposto i capelli, giro il collo a destra, senza le braccia, braccia normale, brava. Dimmi cosa vedi di me. Mano a gomito, gira a destra, bene, brava. Mano a gomito spalla, mano a gomito spalla, viso. Mano, gomito, un pochino spalla. Ok, quindi è migliorato. Andiamo qua a sinistra. Aspetta che ti sposto questo ciuffone qui. Vai, gira, sì, ok. Allora, mano, gomito, anche un po' la spalla. Bene, abbiamo migliorato il range. Bene. Qui è dolore? No. Qui è dolore? Ok, rivediamo la forza se è migliorata. Braccio così. Quanto dico io, spingi verso l'alto. Vai. Bene. Verso il basso. Verso il fuori. Verso il dentro. Aspetta che... Vai. Vai. Molto bello. Non mi era mai capitata questa cosa, bellissima. Stiamo facendo arti marziali in realtà. Ma sì. Ok. E ok. Allora, non avevi grosse cose. La parte un po' più delicata era questa qui. Nel senso che comunque secondo me avevi questi blocchi ce li da molto tempo. Sì. Però devo dire che il resto non mi è dispiaciuto. Allora, mano sui fianchi. Ok. Un po' più in alto? Bravo. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata all'indietro molto veloce. Deve essere un colpo secco. Ok. Pronta? Vai. Proprio colpo. Esatto. Uno. Vai. E due. Va bene. Le spalle sono buone. Ottimo. Allora, ti do un piccolo esercizio da fare. Ok. Dopo ne parliamo bene. E... Oggi siamo in compagnia di... Micol, non Micol che sennò mi picchia, e faremo un trattamento osteopatico. Girati di là, bravissima. Allora, ferma così. Dimmi se hai dei dolori o dei fastidi particolari, o se stai bene oggi in generale. No, sto bene. Ok, tensioni? A volte sì, tensioni alle spalle e al collo, perché studio tanto. Ok. Cosa studi? Medicina. Veramente? Sì. Ah, abbiamo un futuro medico. Quarto anno. Porca miseria. Cosa hai scelto come specialistica? Non hai scelto ancora niente. No, non ho scelto. Sì, è chiaro, sempre così. Allora, giù il collo, brava, e vai giù a toccarti la punta dei piedi.
Ok, torna su. Fai sport? Sì, pallavolo. Seduta? Quante volte ti alleni a settimana? 3, più la partita. Ok, braccia dritte. Spingi in alto. Spingi in basso. Spingi in fuori. Spingi in dentro. Ok, mano sulle spalle. Spingi in su la coscia. Spingi in su. Spingi in fuori la gamba. Spingi in fuori. No, forza ce n'è. Pancia sopra. Dopo possiamo parlare tecnici, se sei medico possiamo parlare tecnici. La forza la valutiamo in modo tale che se c'è un cedimento il nervo non sta lavorando bene, quindi ovviamente non possiamo fare determinate manovre. Morbida, morbida, brava. Dolori, fastidi? No. Niente? Stessa cosa? No. Piega? Piega. Giù. Allora, spingi verso l'alto con la gamba dritta. Vai. Stop. Spingi. Stop. Piega. Spingi col ginocchio verso l'alto. Stop. Vai. Stop. Spingi verso il muro, spingi verso la cresta iliaca. Non sei messa male, eh? Un po' di tensione soprattutto in cervico dorsale. Lo sento. Però vabbè, se quante ore farai seduta sui libri? Tante. Tante. 8 ore almeno, sì. Beh, però il più è andato, adesso sono più tirocini, no? O è... c'è ancora molto, molti esami? No, tanti esami. Tipo, ho appena dato patologia medica, patologia chirurgica, e adesso devo studiare farmacologia. Infatti. No, auguri. Auguri, auguri. Qua sei un po' limitata di movimento, eh? Un po' di più, questo è un blocco del bacino e del cervicale. Quindi gastro oppure? Boh. Chirurgica no, non penso. Non ti piace? No. Hai la faccia da cardiologa tu, non so perché. No. Non ti piace? No, cuore proprio no. No, niente. No, infatti io no. Ci capisco niente. Cardio proprio no. E puntualmente agli esami mi chiedono cardiologia, cardiochirurgia. Perché c'è la faccia da cardio. Un euro anche un pochettino. Allora, senti un po'. Inizio a farti le manovre. Quindi non sentirai dolore, ma rumoracci strani. Sei un po' ipomobile, quindi secondo me scrocchiati per bene. Ok. Ma zero dolore. Vieni solo un po' più su. Sì. Ancora un filo. Stop. Allora, sulla testa. Giù, ok, morbida, eh? Ok, e te l'avevo detto. I rumori sono stati tanti. Esatto, vieni seduta, vieni più vicina a me, brava, gambe giù distese, mani incrociate dietro a questo punto qua. Chiudi i gomiti, giù, 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 inspira, fuori, lasciate cadere in giù, bravissimo, molle, molle, eccola, pancia su, tutta vicina a me, vieni, 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 ancora col sedere, vieni, più vicina, brava, adesso ti sentirei cadere ma non cadi, okay. Quindi tu sei bella morbida, gamba dritta, brava, braccio a me, gomito, gomito, testa rivolta così, inspira, fuori l'aria, eccola, fianco destro, vieni vicina, ancora un po', ok, gira meglio sul fianco, ok, questa è un po' più forte come manovra, quindi non fa comunque male, ma devo darti una bella legnata, in gergo medico proprio. Inspira, fuori, ok,
Pancia su. Pensavo peggio. No, hai visto. Sono buono. Sì. Per ora. Ok. Mano dietro al collo. Questa qui. Tanto poi lo facciamo anche di là. Vieni solo un pochettino più vicino a me. Inspira. Fuori l'aria. Vai un po' più in là. Mano dietro al collo. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Seduta. Mangi bene? Sì. Inspira, espira. Inspira, espira. Mano sui fianchi. Quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro. Un colpo super veloce, eh? Vai. Brava. Vai. Perfetto. Giù. Formicolio di notte. Alle mani. Niente. Dormi pancia in su, pancia in giù. Giù. Lo so. Facciamo finta che hai detto su. Lo sapevo. Magari anche con le braccia alte, rannicchiate. Sì, sopra il cuscino. Perfetto. Ottimo. Allora. Diciamo che non sei messa male per niente. Il tuo problema è la parte bassa cervicale e la parte alta dorsale. Qua sei molto ipomobile, quindi ti muovi un pochettino poco con la colonna vertebrale. I muscoli devono lavorare di più per compensare, quindi sei molto tesa per quello. Hai un pochettino con la testa in avanti, dovresti fare questo, andare indietro. Questo è un po' di tensione muscolare che puoi risolvere con lo stretching. Ovvio che fino a che sarai molto seduta, dobbiamo agire sul sintomo, appunto. Cioè, se tanto così, andiamo tanto indietro. Infortuni non ne hai fatti? Non sei caduta, non hai preso colpi, no? In questi giorni no. Ok. Allora, piegati in avanti per prendere le punte dei piedi. Torna su. Al centro del lettino. Ruota a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Perfetto. Anche viso, sì. Anche viso. Vai a sinistra? Stessa cosa? No, manca il viso. Ok. Migliorare questa rotazione. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Verso il fuori. Verso il dentro. Ok. Qualche piccolo blocco, ma super gestibile. Wow. Allora, mi faccio giù. Vai, buco braccia dritte. Qui è male? Uh-huh. Se confermo qui, questo scende uguale? Uguale. Se confermo qui, scende uguale? Scende. Ok. Non è piacevolissimo quel vero. Allora, parte brutto questo. Dolore o solo fastidio? Fastidio. Ok.
Beh, sei anche brava, non dici niente. Allora, pancia in su. Un bel respirone a bocca aperta. Fuori. Di nuovo. Fuori. Fai anche palestra? No. Stretching, esercizi, potenziamento, non ne fate all'interno del... Sì, stretching e potenziamento. Braccio, spalla, spalla. No, sentirai un po' di rumoracci strani. Non ti farà male, eh? Mi vado tranquilla, inspira, fuori l'aria. E uno, inspira, fuori. E due. Fianco sinistro di qua. Girati così. Vieni per più vicina. Un braccio qui, giù la testa. Gomito, gomito. Guarda, ti sentirei cadere ma non cadi. Lasciarlo morbido, inspira. Fianco destro. Uno. Due, stavolta un po' fuori. Inspira. Fuori. Ok. Sei brava, però, eh. Non dici niente, niente, niente. Ok, tutta più su. Questa è quella un po' più traumatica, eh? Zero dolore, ma la prima volta è un po' più spaventosa. Sei pronta? Sì. Vado? Sì. Allora, male, male giù il collo. Male, male giù il collo. Bravissima. Ok. Mettiti seduta. Contra le gambe, verso la scrivania come prima. Ok. Gira a sinistra il collo, inspira anche il viso. Lo vedo. Benissimo. Vieni un filo indietro col sedere, metti le mani sui fianchi a questa altezza qua. Quando te lo dico io, mi dai un colpo all'indietro con il gomito. Ok. Molto veloce, eh? Pronta? Vai. Pronta? Vai. Più forte? Ok. Molto bene. Oggi non ti alleni, no, perché è festa? No. E questo video giustamente è durante il giorno della Befana, però la chiave di oggi nei commenti è Befana, giusto per... Allora, piegati in avanti con il collo, brava, e scendi anche con la schiena. Torna su. L'ultima volta, piano 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 stavolta. Ok, su. Molto bene. Tra le respironi e bocca aperta, vai. Direi che ti do un bel 8 di voto, eh? Bene. Beh, ci siamo. Aspetta di peggio. No, dai. Ok. Allora, oggi e domani potresti avere un po' di fastidio. Non far sforzi, cerca di non fare nessun movimento strano. Basta. Lunedì volerai praticamente. Ottimo.
Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Rossella e facciamo un trattamento osteopatico. Rossella, girati verso la finestra, dimmi se hai dei dolori, dei fastidi. No, oggi niente. No, oggi niente. In generale stai bene? Senti dei punti un po' più tesi? Sì, la parte del collo tendenzialmente. Questa zona qui? Sì, forse perché sono attento al computer. Ok, anche questa quindi? O solo verso qua? Solo verso qui. Ok, va anche verso l'alto, verso la testa, mal di testa, niente? Mal di testa a volte, ma poche. Poca roba, ok. Trapezi? Beh dai. No, a posto. Abbastanza morbidi. Fai sport? Sì, vado in palestra e fino al mese scorso facevo pattinaggio su ghiaccio. Oh, bellissimo. Sì, ora è finita la stagione. Sì? Lo fai singolo, doppio? No, singolo, lezioni sei private. Bello. Allora, vai giù a toccarti la punta dei piedi, brava, torna su, giù di nuovo, torna su, qualcosina c'è da togliere. Mettiti seduta qua al centro. Allora, valutiamo un po' la forza, braccia dritte avanti a te, allarga un po', guarda me, spingi verso l'alto, brava, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro, bene. Che lavoro fai? Architetto di interni. Per quello che sono. Esatto. Bello però, dai. Sì, molto creativo. Che voto dai a questo studio? Beh, dai. Devi darlo alto perché sennò ti scrocchio malissimo. No, ha fatto una bella impressione. Ok, meno male. In realtà chissà cosa sta pensando. Allora, gira il collo a destra. A destra. Ok, dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Allora, mano gomito e poca spalla. Ok, gira a sinistra. Aspetta che ti sposto stavolta i capelli di qua. Stessa domanda. Uguale a prima. Quindi mano gomito spalla. Spalla, ok, torna al centro. Mi fai un bel respiro a bocca aperta. E fuori. Un altro, brava, fuori, ok, pancia in su, giù le gambe, perfetto. Quanti anni hai? 28. Quanto sei alta? 1,73. Ok. Un altro respirone. Un altro. Perfetto, respiro pure normale. Mangi bene, mangi male? Non puoi mentire. Non posso proprio mentire. Non puoi mentire. Non mangio in modo troppo sano, ma neanche troppo... Ok, una via di mezzo. Sì, dai. Ok. Allora, con la gamba dritta spingi verso l'alto, quindi non piegarmi il ginocchio, vai, spingi, stop, brava, spingi, spingi ancora questa, ok. Braccia a me, bella morbida, giù, spingi verso il muro. Brava, verso quest'osso qui, quindi così, bravissima, spingi verso l'interno, vai, perfetto. Stessa cosa facciamo di qua, quindi spingi verso il muro, qua non tieni, spingi verso l'osso, questi sono blocchi sulla colonna vertebrale, vedrai che dopo, liberando il punto, diventi forte su quel punto lì. Quindi sulla destra sono... Sì. Yes. Vuol dire che c'è qualche vincolo meccanico che non sta facendo lavorare bene la struttura. Anche se tu dovessi essere destra. Infatti. Allora, non sentirai dolore. Brava, giù sdraiata. Anche i capelli che sono lunghissimi. Non sentirai dolore, solo rumore.
ti spaventerà magari il rumore, ma ti assicuro che non fa male. Ti fa più male qui o ti fa più male qui? E allora, c'è da dire che ieri sono andata anche in palestra. Ok, quindi senti un po' di... sento già un dolore da post-attività, ok, esatto. Va bene. Però un dolore sopportabile. Ok, va benissimo. Allora... qua è male? Un po' sì. Qui? Mm-mm. Più qui? Mi sta più qua. Ok. Sì. Ah, quando vuoi sono pronto, dimmi tu. Vado? Sono rilassato. Bravissima. Uno. E due. Direi che eri abbastanza bloccata, cosa dici? Dolore zero, vero? No. Visto? È proprio... è più il rumore che spaventa. Allora, adesso, vieni semplicemente un pochettino più verso il bordo del lettino. Ok. Poi mi dai le braccia a me, una mano sulla spalla. Una mano sulla spalla, gomito gomito allineata. Anche qui sentirai un rumore sotto la schiena, eh? Anche okay. Questo non fa male. Inspira, fuori l'aria, morbida morbida. Eccola, torna al centro. Spingi verso il muro. Vedi cosa tieni? È vero. Spingi verso l'osso. Vedi che non c'è di più. Era proprio solo un blocco. Esatto, esatto. Senti anche il piede che rumoracci. Ok. E perché ti ripeto, o ti fai sbloccare una volta ogni tanto oppure molto stretching. Quindi siccome la postura seduto comunque ti comprime, tu con lo stretching allunghi. Sì. Però poi come vedi quando c'è il blocco manualmente devi... sì, esatto. Ecco, una cosa che sbaglio magari saltare lo stretching. Lo so, ma saltano tutti, eh. È una cosa di tanti, se non tutti. Ma perché è noioso. Sì, però si dovrebbe. Però è un toccasana in realtà. Però non ti posso sgridare perché sono così anch'io, quindi. Fianco di qua. Vieni più vicina. Stop, adesso ti sentirai cadere dal lettino, ma non cadi. Okay. Quindi tu stai bella molle, faccio tutto io. Ok, morbida, gomito, gomito, collo all'insù così. Giù bella morbida, bravissima. Inspira, fuori l'aria. Eccola. Fianco di qui, sì. Stessa cosa, quindi vieni vicino a col sedere, piega, così, gomito gomito, così, e questa più, così, inspira, fuori l'aria, ok, pancia su. Bene, abbiamo tolto un bel po' di cosette, eh? Ruota il collo a destra, gira bene, così. Ruota a sinistra. Ok, allora mano sui fianchi, un po' più in alto, brava. Quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro. Ok. Vai, bravissima. Uno, vai, e due. Sei croccante. Allora, ti ripeto, non hai molte, molte cose. La colonna è un po' compressa, poverina, per la posizione che tieni. Quindi liberando così starai veramente bene. Magari domani sarai un po' infastidita, eh? Che comunque ti si infiamma un po' il corpo sicuramente.
Mi fai ancora un bel respiro nella bocca aperta e fuori l'aria. Ok, su in piedi. Adesso guarda di qui, fai un salto. Ok, rimettiti a pancia in su e vediamo se ha mantenuto questo arto forte. Dritta, spingi verso il muro e spingi verso quest'osso. Ok, vedi, buono. Seduta. Quindi consigli, se non stretching non te ne do, adesso vedi che sei bella dritta, quindi non hai problematiche particolari, allunga e quando fai stretching attenta a non andare in apnea, quindi respira sempre, perché sennò il vizio poi è, cioè lì ottieni l'opposto, il muscolo si contrae di più, quindi piuttosto non farlo. Poi respirazioni anche molto profonde, 90 secondi per allungamento vanno benissimo, il resto dai, promossa. Va bene, grazie mille. Grazie a te.